Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti alla sesta staffetta. Io sono Ludovica Giuliani della Libreria Le Notti Bianche e sono molto emozionata perché stasera si parla di un libro bellissimo, di un autore che ho amato pazzamente con il libro precedente e anche con questo, e quindi non vedo l'ora che arrivino i miei colleghi, eccone già due. Secondo, che arrivano. Allora, ho perso la richiesta di Salvo. Eccolo, Chiara, ciao, mi serve una tua richiesta. Ciao, ciao Salvo. Ciao a tutti e a tutte. Allora, arriva anche Chiara. Hai una giungla dietro, si vede, anche se cerchi di nasconderla. Sì, tra i libri condividiamo la passione per il verde. Solo che io li faccio morire, tu invece no. Ciao Chiara. Oh, oh. Eccola! Ciao! Che belli che siete, amici! Vediamo se stavolta mi fa quell'effetto stadio. Sì. Questo è l'effetto San Siro, ragazzi, secondo me. Sembra che hai due occhiali, uno sull'altro. Niente, me li tolgo, ragazzi. Farò... Li vediamo tutti, dai. No, ma anche questo è benissimo, tra l'altro, con gli occhiali. Non ti avevo mai visto. No, ma tutto è l'attuale con l'occhiale, sì. Sì. Poi con quel blu-esque, l'effetto blu-esque mi piace. Sì, un po' architetto milanese in realtà, quello girocollo. No. Non bullizziamolo già dall'inizio, comunque. Infatti, sono in minoranza, mi invitate a parlare di un libro del genere. Diamo il tempo per ambientarsi. Esatto. Allora, mentre aspettiamo che si colleghino altre persone, sono già tantissimi. Facciamo un piccolo reminder di quello che succede domani, prima di iniziare a parlare del libro di stasera? Yes. Allora, domani incontro del gruppo di lettura con Nadia Terranova alle 21, per tutti quelli che hanno acquistato il libro. Bellissimo, per cui non vediamo l'ora. Riceverete domani il link. Direi che non abbiamo altro da dire. E poi c'è il bicchiere nella staffa. Il link arriverà giusto un paio d'ore prima... Come e Mari... già, giusto, brava Mari, dicevi? No, diciamo che alle 18 e ancora non vi possiamo svelare nulla. Avremo il secondo appuntamento, perché ne abbiamo fatto solo uno fino adesso, poi il bicchiere della staffa. È un format che abbiamo pensato di inserire all'interno di staffetta, perché chiaramente noi riusciamo a parlare più o meno di due anteprime al mese. Le anteprime sono tantissime, vogliamo dare spazio a quanti più libri nuovi o voci, gli autrici, gli autori, il possibile. E quindi mi ha inventato questa piccola pillola che è il bicchiere della staffa, in cui uno o più librai chiacchierano con l'autore o con l'autrice in maniera abbastanza informale, non è proprio una presentazione, è un po' come staffetta, un vedo non vedo, ed è un modo proprio per raccontarmi ancora storie. Quindi domani alle 18 un bicchiere a sorpresa. Esatto. Poi nel frattempo leggo che qualcuno dice ho sbagliato sorella sciacca, perché? No, ma ci sei beccato però. Infatti almeno hanno beccato, no, la zona. Su Telegram abbiamo fatto il sondaggio, cioè il Toto Libraio. E qualcuno ha indovinato, Chiara? Esatto, complimenti Alessandra Polonia, perché è stata quella che ne ha azzeccati praticamente 3,5 su 4, nel senso che ha beccato una sciacca, ha citato una sciacca invece che l'altra, ma per il resto ci ha azzeccato, quindi bravissima Alessandra, perché ci hai praticamente preso in pieno. Perfetto, poi altra staffetta, altro bicchiere della staffa domenica invece mattina, ma vi diciamo... Ah, vero, scusami, esatto. No, sì, me l'ho dimenticato. Io direi di entrare nel vivo. Allora, oggi di che libro parliamo? Ta-da! Di questo libro. Ragazzi, io sono troppo in difetto. Perché? Perché mi sono dimenticata il libro. No, Maria Carmela, in realtà è Mari che ha la vera staffetta di noi. Allora, Mari ha la staffetta originale, il preprint, la bozza che abbiamo ricevuto a Tribook da parte di Edizioni Clon. Esatto, scusate. Perché questa è la copia finale che vedete in libreria, mentre invece questa di Maria Carmela è la vera bozza. Con la copertina stupenda, facciamola vedere. Copertina pazzesca, che ricorda anche quella del mostruoso femminile. Molto. Molto è più bella del mostruoso, eh? Come?
è un po' più accesa, hanno i colori un po' più... Sì, è un po' più accesa, ma secondo me ci sta, perché comunque il tema è più... Vai, entriamo, gamba è più proprio. Esatto, allora... Anzi, potremmo iniziare a portare il libro proprio da qui. Esatto, ecco, partiamo da qui, dalla copertina, no? Perché è piena di indizi, è una copertina, non so se la vedete bene, allora, piena di indizi. Innanzitutto c'è un... tipo una scena del crimine, no? Sembra qualcuno... Sì? Di morte, la, quasi, la, no? La fa una... Esatto, con tantissimi indizi all'interno. Dicevi? No, appunto, no, vai, stavi dicendo tu gli indizi, vai. No, e all'interno di questi indizi c'è, non so, c'è una macchina fotografica, ci sono dei vari occhi, ce ne sono veramente tanti. Ci sono dei cursori. Ci sono dei cursori, e la cosa che, vabbè, io ho dei corghi, perché io non sono come Serena che ha i ciaffetti seri, come vedete ho dei corghi che mostrano il sedere, tra l'altro corghi che mi ha regalato Paola, sono bellissimi, certo. Scusate la deviazione. Allora, la particolarità di questa staffetta, io direi di dirlo subito, è che non è un romanzo, ragazzi, non è un romanzo, no. È un saggio, ma non lo guardate. Si legge come un romanzo. Allora, ecco, partiamo da qui. La frase è una grande frase. Un saggio che si legge come un romanzo. In realtà, in questo caso, forse anche meglio, nel senso che non è che si legge come un romanzo. Ha una lingua meravigliosa e racconta delle storie bellissime. Voi che dite? Assolutamente. Sì. Vai, vai, Salmo. Allora, io rispondevo alla domanda. No, io voglio dire, sono la quota azzurra, oggi sono in minoranza, quindi inizi tu. Ah, inizio io? No, al contrario, scusami. Vabbè, iniziamo a dire che Spezzati, appunto, come ha detto Ludovica, è un saggio, ma in realtà dentro ha tante tessere che compongono un puzzle. Tra l'altro, Edizioni Tlon, per chi acquista il libro nelle nostre librerie, vi dà in omaggio un puzzle bellissimo che rappresenta la copertina di questo libro. E le Spezzate sono le protagoniste di questo libro, sono dei personaggi, tutte donne, anzi delle personagge che con andirivieni storici e mettendo insieme personaggi pop e storici ci spiega chi sono queste Spezzate. Volete dire voi chi sono queste Spezzate? Allora, intanto Spezzate è la scelta che i traduttori hanno fatto in italiano, ma in realtà questo saggio, questo libro, che non è un saggio, non è un romanzo, è una cosa molto mista, ibrida, che secondo me vi piacerà molto, il titolo originale è Train Wrecks. Un train wreck è un deragliamento, così come lo shipwreck è un naufragio, per cui era difficilissimo rendere in italiano una parola così precisa. C'è una nota dei traduttori che è meravigliosa all'inizio. Si dice sempre che l'editoria italiana non abbia tanta attenzione ai traduttori, che il nome dei traduttori spesso scompare. Ecco, la nota dei traduttori in questo libro sta in primissima pagina e noi dipendiamo proprio, secondo me, da questa paginetta per capire per avere la chiave per capire proprio completamente tutto il libro. Diciamoli i nomi, esattamente. I traduttori. Allora, la traduzione è di Laura Fantoni e Andrea Salomone. Complimenti per il lavoro che è stato fatto. Per cui una train wreck non è solamente una persona che ha deviato dal proprio corso, è uscito dai propri binari. Il wreck indica una cosa che si è spezzata, che si è distrutta, per cui ha dentro di sé questa parola anche l'argomento, non l'argomento, ma il senso dell'incidente, di una cosa terribile che è successa. E anche, dicono i traduttori, quell'aspetto morboso che abbiamo di osservare un incidente. Quando succede qualcosa non riusciamo mai a togliere lo sguardo, a distogliere lo sguardo. Ecco, Trainwreck ha questi significati di una cosa terribile che è successa, ma anche di un percorso nuovo che si è creato fuori dai binari. Complimenti ai traduttori. Tra l'altro questo bellissimo libro ha una
capacità, secondo me, pazzesca, ovvero quello di raccontare, e lo fa anche con il mostruoso, quello di raccontare queste storie coinvolgendoti tantissimo, ra raccontandoti proprio la storia di una persona, come leggere un romanzo, facendoti pensare e facendoti ridere, che è una cosa che io dico spesso a tutti i lettori a cui ho consigliato il libro precedente, che ci tengo a dire anche a voi, è un qualcosa, è un'ironia molto sottile, anche un'ironia. Un sarcasmo pungente, no? C'è un po' di, c'è un po' di cinismo consapevole, ma è quell'ironia che poi ti fa riflettere. Sono storie che rimangono dentro. E come dicevamo oggi, la cosa più interessante è che il libro è diviso in due parti, no? Cioè una prima parte e una seconda parte. Quindi queste, le storie di queste donne, quindi quali sono i crimini di queste donne? Perché si parla di questo, no? Si parla di donne che compiono una serie di. Quelli che per la società sono dei crimini, crimini che possono essere di tutti i tipi. E la parte seconda, che secondo me l'attacco geniale, cioè la struttura è geniale, sono le opzioni che si lasciano a queste donne e noi ci possiamo ritrovare in ognuna di queste. Mari. Esatto. È la cosa che a me ha incuriosito molto, e lo rende, secondo me, assolutamente attuale, e probabilmente anche questo è il motivo per cui lo leggiamo non proprio come un saggio, ma cioè nel senso, ne riconosciamo le peculiarità del saggio, ma ha una morbidezza, diciamo, di racconto inavvicinabile al romanzo, è che le personagge che l'autore racconta, ora poi diciamo la nota, insomma, autore, autrice e quant'altro, sono persone sia legate al mondo della letteratura, mondo letterario molto lontano da noi, intendo in senso temporale, ma altre che invece fanno parte dei nostri ricordi. Non lo so, quindi chi vogliamo parlare di Kathleen Hobb, che come dicevamo oggi in riunione, io non ero una fan di Kurt Cobain, ma proprio per niente, mi faceva troppa antipatia, però nelle piazze si parlava di questa donna che era proprio una stronza, che era la donna che aveva portato Kurt Cobain al suicidio, insieme chiaramente all'utilizzo di droghe e quant'altro. In Una realtà, pazza stronza, perché. una pazza stronza, esatto. In realtà quello che ci porta a fare Doyle è cambiare la domanda, cioè se non fosse che il nostro punto di vista, il nostro giudizio rispetto a quella scena, rispetto a quella vita, rispetto a quel tempo, non fosse condizionato invece da uno sguardo che ha delle origini molto antiche, perché poi si parla anche della Bronte, no? Quindi stiamo parlando di una donna che ha vissuto tempi assolutamente lontani, ma l'errore, come si chiama in chiaro, io sono negata in inglese, il wreck, il deragliamento è comunque nell'occhio di chi lo guarda, e poi diciamocelo, sembra una frase banale, ma in realtà è proprio quello. E tornando, lancio la palla a te, Ludo, proprio sull'occhio, no? Sul fatto della macchina fotografica in copertina. C'è tanto Certo, su tra questa. l'altro lo sguardo in questo caso è fondamentale e c'è una nota importante nel libro. L'autore, che noi chiamiamo al maschile, in realtà quando ha scritto questo libro si riconosceva ancora, lui è non binary, ma all'epoca della scrittura di questo libro, che è stato scritto nel 2016, per cui arriva in Italia soltanto fra una settimana, ma è un libro che ha già qualche anno alle spalle, si riconosceva nel sesso femminile, per cui l'autore stesso ha richiesto esplicitamente di lasciare tutta la parte del libro, a parte la nota iniziale che ha aggiunto lui all'edizione italiana, con la lingua femminile. Una lingua femminile però che è estremamente inclusiva, che è generica, quindi non pensate, uomini all'ascolto, che sia rivolto solo alle donne. Parla di Ah. donne, ma in realtà parla alla società, salvo, dici tu. Assolutamente sì. Come hai detto tu, appunto, l'autore ha fatto un percorso di transizione che comunque non è una transizione netta perché si definisce ancora non binary, ma ci porta a vedere i meccanismi di genere e potere e i meccanismi di forza e di controllo da un punto di vista che è completamente neutrale. Quindi il mio approccio a questo libro, che comunque ho a cuore le tematiche di genere, spesso nei nostri consigli, perché comunque nelle nostre librerie abbiamo tutti una sezione di libri che Assolutamente. di genere, ovviamente la maggior parte delle volte abbiamo a che fare, abbiamo a scaffale dei libri scritti da donne che si rivolgono idealmente ad un pubblico femminile. E invece in questo caso è diverso perché, ok, le spezzate che vengono raccontate in questo libro
sono esperienze femminili, ma il punto di vista è un punto di vista esterno. L'autore ci dimostra come tutti questi meccanismi di controllo che storicamente sono nati alle origini del movimento femminista, perché una delle prime spezzate che Doyle racconta è Wollstonecraft, che è la madre di Mary Di Mary Shelley. Shelley. Scritto questo primo manifesto femminista che è stata distrutta. In realtà il movimento femminista è nato da lì, ma è stato distrutto dagli uomini che avevano paura di questo potere che stava prendendo piede e ci ha ingabbiato tutti, maschi e femmine, perché poi di fatto ognuno di noi è ingabbiato in una casella e chi non rientra in quella casella in modo netto è spezzato in maniera diversa, sicuramente. Meno spezzata delle personaggi che vengono raccontate in questo libro, ma ognuno di noi è succube di un meccanismo patriarcale che nei millenni ci ha portato ad essere quello che siamo. Allora, a me viene spontaneo dire mi voglio lanciare ecco, la pallina sotto di me, quindi a Chiara, che la scelta che ha fatto Doyle, quindi la scelta di mantenere un'impersonificazione femminile in questo libro, e che invece oggi non è binario, ma comunque sta a chiamare un autore, no? È una libera scelta della propria narrazione. È una scelta, è la propria narrazione del desiderio. E oggi in riunione Chiara ha fatto una bellissima considerazione che vorrei ci dicesse a tutti, Chiara, proprio sul desiderio e sulla narrazione della propria storia. È bellissimo infatti quello che diceva anche Sal prima, del fatto che noi siamo sempre in una sorta di casella in cui subiamo delle scelte altrui, perché quello che davvero una train wreck subisce è l'abolizione della propria narrazione, ovvero io non posso più raccontare la mia verità, mi viene tolta l'autonomia di ogni tipo di autonomia, l'autonomia del desiderio, l'autonomia del corpo e l'autonomia anche di pensarmi come persona, non come problema, perché una cosa bellissima che dice Sadie Doyle all'interno di questo libro è che le spezzate no, non gli viene mai chiesto qual è il tuo problema, ma si dà per assunto che loro siano il problema. Questa è stata una delle grandi illuminazioni per me di questo libro, perché non so se sia lo stesso per voi, ma ogni volta che leggo Sadie Doyle dico: io questa cosa non ci avevo mai pensato prima. Cioè, a volte mi fa completamente cambiare il modo in cui penso a determinati argomenti, e l'ho fatto anche con questo. Sull'autonomia, della propria narrazione, c'è per esempio anche il caso fortissimo di Britney Spears, che è probabilmente il caso cardine attorno a cui ruota tutta la narrazione di questo libro. Una donna che a un certo punto qualcuno aveva scritto la storia per lei, e quando lei ha tentato di tirarsi fuori, si è vista praticamente privare di ogni Ma autonomia, anche legale. È il caso Britney non ha davvero più potuto eclatante di questo votare, libro, vero? assolutamente. Sì, che è quello anche più contemporaneo se ci pensiamo. Cioè, Britney Spears finalmente è una donna Certo. libera da meno di un anno, forse qualche Ma mese, una roba del genere. qualche mese. Esatto, è Non incinta, dimentichiamoci del finalmente. movimento Free Britney. Esatto, cioè dico, ora cioè, sceglie, può votare, ha potere sul suo conto in banca. Poi in America comunque la legislazione sulle insanità mentali è un po' più, per certi versi, meno tutelante, anche se sembra che lo è di più, nei confronti di, appunto, dell'insano mentale, ma chiaramente non è il caso di Britney, perché lei rappresenta, come dicevamo prima, colei la quale rompe una linea, rompe proprio uno sguardo. E ci sono due tematiche, secondo me, alle quali, o perlomeno, scusate, due post-it che si appiccicano sempre alle donne che sono poco, come dire, poco convenienti, che sono la follia, quindi questa dimensione dell'insanità mentale, e la sessualità. Queste due cose sono sempre collegate tra di loro. E la cosa super interessante che fa Doyle è che mette in luce come nella maggior parte dei casi il modo per uscire da queste cose che ci appiccicano è la morte. Perché nel momento in cui una donna muore, allora le cose cambiano. Quando una spezzata, una deragliata muore, allora le cose un pochino, l'opinione pubblica
cambia e lo fa e ce lo dimostra, perché la cosa pazzesca di questo libro è che lui ce lo dimostra senza portare una trafila di dati aridi, ma ce lo dimostra con le storie vere di queste donne. E questo libro vi trascinerà, tra l'altro, con una modalità molto particolare, perché, e vi faccio vedere una delle mie preferite, tant'è che vedete, c'è cioè il culo del Cosi. Fa questa cosa, Doyle. Lui, ogni tot, diciamo, all'interno di ogni capitolo, pubblica, cioè scrive un'anatomia della Trainwreck, in questo caso una delle mie preferite, ovvero Charlotte Bronte. E che cosa fa in questa anatomia? Tra l'altro, il termine che ha scelto secondo me è interessante. Tu, Chiara, l'hai letto anche in lingua? Ti Sì, ricordi perché come lo chiama in no, inglese? non ricordo se devo essere sincera, però andrò a rivederlo. Anatomia comunque in italiano mi piace tantissimo perché è un'esplorazione fisica e mentale. Esatto. Esatto. E poi è proprio un'analisi scientifica, no? Della Trainwreck, e ci racconta una biografia da un punto di vista, anche qua, torna lo sguardo, no? Torna la macchina fotografica, molto particolare, con un taglio molto nuovo e contemporaneo. Dicevamo che il libro è del 2016, secondo me è un libro che non è invecchiato. Lei, l'autore lo dice, no? Probabilmente sarebbe stato un libro diverso, scritto oggi, perché è un libro frutto di un ottimismo, perché è stato scritto prima della vittoria di Trump. E questo ha un suo peso all'interno di questa storia. Ma alla fine le storie sono queste, cioè Whitney Houston, Lady Diana, Charlotte Bronte, Monica Lewinsky. Monica Lewinsky, Hillary Madonna, Clinton. Io quando ho letto quello di Monica Lewinsky mi sono Cioè, sentita una merda, scusatemi. ma voi non avete pensato mentre leggevate l'anatomia di Hillary Clinton e Monica Lewinsky che fanno parte esatta, è il rovescio della medaglia, cioè sono la stessa medaglia, una da un lato e una dall'altra. Cioè, Assolutamente, nelle mani assolutamente. della società. Sono la stessa donna, tutto sommato. Salvo, a te quale ha colpito come storia? Chiaramente A poi me non hai una quella preferita, ma quella che ti ha colpito di più. che mi è piaciuta di più, quella citata prima, è proprio Wollstonecraft, perché trovo che in qualche maniera sia stata la prima ad aver parlato di diritti delle donne, di uguaglianza nei generi, e il suo percorso è stato appunto spezzato lì, e probabilmente la storia dei diritti adesso sarebbe diversa, perché negli anni in cui lei scriveva dei diritti delle donne, e quello che lei raccontava, quello che lei pretendeva, perché lo chiedeva in maniera molto forte, a causa del racconto, della narrazione della sua sessualità, del suo desiderio, è stata accusata di avere appunto un istinto animalesco, e quindi andava messa al bando insieme alle sue idee, e quindi le sue idee sono uscite dalle carte dei diritti, e probabilmente senza quel gesto di spezzamento, probabilmente i diritti delle donne sarebbero diversi oggi. I diritti delle donne, ma i diritti di tutti, perché come abbiamo visto, il nostro percorso, il percorso dei maschi, è comunque legato al percorso delle femmine. Molte ingiustizie legate al genere ci vedono dentro con tutte le scarpe. E mi ha fatto riflettere parecchio quello che lei dice appunto delle femministe che la mettono al bando, no? Ed è quello che un po' succede oggi anche nei movimenti penso ai movimenti LGBT, no? Quando parliamo di Pride, è la stessa cosa. Sì, il Pride sì, ma senza eccessi, ed è quello che hanno imputato a lei. Quindi le hanno detto: sì, ok, va bene, però meno. Teresa, ho messo in evidenza la domanda, non so se la vedete, ho fatto questa funzione. Io sì. Ok, che bello. Quante sono le spezzate di cui si racconta? 8 le anatomie. Tra l'altro Caterina di Tron che ci ascolta e ci sta seguendo ci dice che non l'hanno cambiato, era Anatomy in inglese, Esatto, quindi sì, l'ho cercato anch'io, confermo che è Anatomy proprio. Sono 8 donne, ma all'interno di tutti i capitoli, in realtà ne troverete citate tantissime e vi verrà voglia di andare a leggere le biografie di tutte. Pazzesco. Mi andrà a Ecco, per rileggere. esempio, una
Una delle mie preferite, ne parlavo oggi in riunione, per me è stata quella che mi ha colpito di più e che ho vissuto più intensamente, è stata quella di Billie Holiday, una jazzista americana che è morta negli anni 60, che ha avuto una vita spaventosa, orribile, e che ci ha dato alcuni pezzi, alcune canzoni con dei testi davvero da rabbrividire. Io vi lascio solamente con questa, non voglio fare altri spoiler, ma andatevi a cercare il testo di Strange Fruit, che è uno dei suoi pezzi più Bellissimo. famosi, quello per cui è stata anche, diciamo, mai mollata neanche sul letto di morte da un poliziotto. Perché una delle cose che fa una Trainwreck è sempre incarnare in un unico corpo, in un'unica esperienza, le paure più grandi di quel periodo, che sono per esempio diciamo, il figlio fuori da un matrimonio, oppure la paura della droga, o la paura del sesso promiscuo, e così via. E ogni train wreck è come se fosse, se facesse fare un giro di boa al periodo in cui sta vivendo, impersonificando proprio tutte queste paure. Per me, Billie Holiday è stata la train Wow. wreck indimenticabile di questo libro. Un'altra cosa interessante, nel capitolo 6, quello sull'alzare la voce, l'anatomia di cui cioè, la train wreck di cui che analizza Sylvia Plath, e secondo me una cosa fighissima che lui dice qui è che la storia di Sylvia Plath parte dalla sua morte. Perché in realtà nel momento in cui no, dopo che lei si è suicidata e quindi ha messo letteralmente la testa nel forno, il marito prende delle decisioni sul suo lavoro. E quindi la storia di Sylvia Plath, l'opera di Sylvia Plath, noi la vediamo con la lente di un uomo, perché tutto quello che lei ha scritto e che lei ha fatto è stato in parte modificato, perché Ted Hughes ha anche omesso delle parti, ha bruciato delle pagine. E è pazzesco come ti fa vedere. E ti fa rileggere in una maniera diversa tutto quello che noi abbiamo conosciuto di quell'autrice, da quell'ottica lì. Vero, Silvia però. Plath, tanti cuori, vedo che arrivano, sì. Esatto, però la cosa bella di Sylvia Plath, per esempio, un'altra cosa che lei ci dice è che noi di lei abbiamo sempre avuto la sua narrazione, anche modificata da Ted Hughes, ma abbiamo sempre avuto i suoi diari, la sua voce non è mai scomparsa del tutto. Per cui ecco, lì torniamo al discorso della narrazione che almeno nel caso di Sylvia Plath non le è stata tolta o negata, perché quando l'accusavano di pazzia, noi almeno avevamo sempre la sua testimonianza. Vero, vero. Benissimo. Bene, vediamo se ci sono domande. Ma dicono, il Io ne ho. critico dice, è interessante leggere la versione di Ted Hughes nel libro, tu l'hai detto, di Iperborea, che è vero, è un libro bellissimo, scritto da Connie Palmen. Dicono di iscriversi al canale Telegram, non vedo l'ora di leggerlo. Qualcuno è spaventato dal saggio, ma non dovete spaventarvi dal fatto che sia un No, saggio, no, no. né dal Tra fatto che sia un saggio sul genere, comunque sul femminismo, perché vi assicuro che anche se non avete mai letto uno, leggerete questo e poi vi verrà voglia di leggere tutti gli altri. Io non mi dimenticherò mai la prima volta che Ludovica stava leggendo Il mostruoso femminile, perché ricordo che dopo un po' lei mi disse: Chiara, a te piacerebbe da morire questo libro. Io non amo molto la saggistica, nel senso che vendendone molto poche in libreria mi concentro molto di più sulla narrativa, perché sapete, noi librai dobbiamo anche cercare di rendere funzionali le nostre letture. Mi ricordo che Ludo mi disse: Chiara, a te piacerebbe tantissimo. Ed è vero perché sono libri per persone curiose. E poi Sono sono libri che pop. stimolano. Esatto, sono libri che stimolano tantissimo. Lei ci presenta sempre tanti dati, ma mai pesanti, mai che appesantiscono la lettura. Vorresti saperne sempre di più, perché il modo in cui lei ti racconta ti apre, secondo me, le porte della percezione proprio. Io dopo Il mostruoso femminile ho guardato i film horror, per esempio, in una maniera completamente diversa. Ma poi lei ha questa cosa pop, appunto, per cui mischia personaggi passate e più contemporanee, più moderne, per cui ci fa vedere come tutto è intrecciato secondo il tema dei libri che sta scrivendo. Dicevamo oggi, un viaggio nel tempo. Questo libro è anche un viaggio nel tempo. Non... Voi viaggerete insieme allo scrittore. E lo farete anche, vi incazzerete perché ragazzi, diciamo, fa anche incazzare un po' sto libro, no? Perché ti Esatto. tocca con mano una serie di cose, però Allora vi divertite anche.
Io chiuderei poi con una domanda e non chiudiamo adesso. Andrea dice, diciamo che le date nei gruppi di lettura sono molto distanziate fra di loro, quindi non mi preoccupate, non avete incontri troppo ravvicinati, sono tutti assolutamente distanziati fra di loro. Da Questo, per oggi avrete esempio, 40 giorni, vai. è il 7 giugno, per cui lo presentiamo oggi, che è insomma il 19 aprile, e il gruppo di lettura sarà il 7 giugno. Fate tutto in tempo, avete il tempo di preordinarlo, riceverlo, leggere le staffette precedenti, leggere i libri che avete a casa che non c'entrano con staffetta e partecipare al gruppo con Sadie Doyle, perché anche qui, anche se l'autore è straniero, si collegherà da New York con noi. Io sono troppo emozionata, Mio ragazzi, avete cuore. visto? Troppo, troppo Allora, emozionata. abbiamo creato un link che adesso magari Ludo, se ce la fai, lo metti nei commenti, quello il link 3, che mi dà la possibilità, cliccando, di avere tutte le possibilità di acquisti nei nostri shop. Quindi Non gli sono così shop. tecnologicamente avanzata, Vabbè, Mario. li Te lo facciamo nel dico. gruppo No, lo trovate Telegram, anche sulla bio di Instagram. ok? Lo trovate dappertutto, l'abbiamo spammato ovunque. In maniera tale che potete scegliere liberamente la libreria dove acquistare i vostri libri, ma attraverso un link avete tutte le 12 librerie e lì poi scegliete liberamente come volete. Il nostro partner, non lo dimentichiamo mai, è Librasport, Sempre sia lodato. sempre sia lodato, quindi comprate a Catania, per Genova, mi arriva, non mi preoccupate, mi arriva a prezzi agevolati, anche gratuitamente, oltre una certa somma, bla bla bla. Diciamo un'altra cosa, Vai. insieme al libro vi arriva il puzzle, cioè praticamente se lo comprate da staffetta ci avete il libro, i librai che ve lo raccontano, che insomma, Voglio dire. mica è da tutti, il puzzle e il gruppo di lettura con l'autore. Che vogliamo di più? Che è la fine del patriarcato, ma su questo ci stiamo lavorando. Dateci tempo. Allora, nella teoria Brancolini, io chiuderei con questa domanda perché secondo me è adeguata. Dice: sensazioni a fine lettura? Vai, Lo sapevo, lo sapevo. voglio dire, cioè, ci fa incazzare questo libro, però secondo me dà anche un po' di speranza perché nel percorso storico che facciamo con queste spezzate, quello che ci arriva è un percorso nuovo di consapevolezza, un percorso nuovo di consapevolezza che aumenta un gradino alla volta. Ok, raccontando queste spezzate si cade anche nel contemporaneo, appunto lui dava per scontato che Hillary Clinton sarebbe diventata la prima presidente degli Stati Uniti, non lo è stato perché l'hanno spezzata e quindi sicuramente è un passo indietro, però quella dei diritti delle donne è un percorso, una battaglia che continua a crescere e che con le nuove generazioni andrà sempre meglio. Certo, nessun diritto è acquisito per sempre, però nel momento in cui c'è l'attenzione verso queste storie, verso questi libri, secondo me possiamo sperare. Nessun diritto è scontato, tra l'altro, mai. E invece nel mio caso, siccome io sono una scorpiatazza, a me piace un sacco mettermi in discussione e io adoro leggere i libri, le storie, ascoltare le storie degli altri e farmi tremare la terra sotto i piedi. È una sensazione che io amo, cioè il mettere, dover cambiare punto di vista nell'ascolto, nella lettura. Mi conferma che ancora sono viva, quindi indubbiamente mi ha fatto incazzare come una bestia questo libro, perché poi fa incazzare, non è che non fa incazzare, però è vero anche che dici, allora forse la prossima volta che mi capiterà una spezzata di fronte, ora so come la posso definire, e ora so che magari non è proprietaria della sua narrazione, quindi apro l'orecchio, apro l'ascolto e vediamo cosa succede. Quindi insomma, questa è la mia sensazione. Che è lo stesso per me, Mario, assolutamente, perché ogni volta che leggo un libro della Sadie Doyle mi sembra di capire in maniera molto più chiara quello che leggo, quello che sento ai telegiornali. Per cui la sensazione è di essere più ricca di strumenti per poter capire meglio quello che succede. La prossima volta che anch'io sentirò una storia del genere, o la vedrò, o la vivrò, sarò sicuramente più consapevole e appunto prima di dire è un problema questa cosa, capire qual è il problema e come risolverlo. Però è molto bello quella cosa che dici, Mari, del sentirsi viva, perché alla fine una train wreck viene punita proprio per questo, perché è troppo viva.
Ma infatti io la sensazione che ho avuto invece è quella di carica, cioè, siccome sono una testa di cavolo di mio, la sensazione è, io mi incazzo e poi penso, ma se tutte queste donne in epoche diverse, no? Cioè, Charlotte Bronte voleva pubblicare, non poteva pubblicare perché era una donna, Whitney Houston è dovuta morire per essere perdonata per le sue cose, per le sue colpe, tutte queste cose, in qualche modo a un certo punto ce l'hanno fatta o ci hanno provato, e allora possiamo farlo tutti. E quindi mi mette un po' di carica, no? Proprio la voglia di spaccare tutto E in senso allora è positivo. tremate, tremate, le streghe sono E tornate. certo, Le le spezzate sono tornate. E spezzate sono certo, tornate, le spezzate esatto. sono tornate. Certo, tra l'altro, diciamolo, Doyle dice una cosa fantastica, ovvero che non abbiamo più bisogno dei divi, delle dive, anzi, per vedere le Trainwreck, perché ognuno di noi con i social può esserlo. E questo apre poi tutta un'analisi meravigliosa anche sulla contemporaneità E sul linguaggio. e sul linguaggio. Cioè, non ci basterebbe un'altra ora per Esatto. raccontare probabilmente adesso, però mi sa che dobbiamo fermarci perché altrimenti veniamo meno a raccontare senza svelare, che è il nostro motto. Allora, facciamo un piccolo, diciamo gli appuntamenti, i prossimi appuntamenti. Vai. Allora, domani alle 21 gruppo di lettura con Nadia Terranova e alle 18 bicchiere della staffa. Non si sa con chi, lo scoprirete domani alle 18. Domenica alle 11 altro bicchiere della staffa, anche qui. Non si sa con chi, lo scoprirete domenica. Non mi ricordo le altre date in questo momento, aiutatemi. Oddio, Ma tu il sei la 4 nostra rimane. calendar Hai girl. ragione, È adesso mi vero. sono emozionata all'idea di Doyle, mi sono Beh, ma ne abbiamo già date emozionata. abbastanza anche, mi È sa. No, vero, è comunque vero, questo qui, 7 giugno, lo trovate già su tutti i nostri shop e il gruppo di lettura è il 7 giugno. A maggio, che ve lo dico a fa, abbiamo due cose bomba, ma non vi possiamo dire niente. mamma mia, mamma mia, Basta, mamma vabbè, poi mia. si sa, il maggio dei libri, no? Per cui... Quindi grazie Grande mille. kermesse, insomma. A domenica alle 11, sì, domenica alle 11, domani alle 18 e alle 21 gruppo di lettura. Grazie a tutti, ragazzi, acquistate tutti spezzate. Se volete risparmiare per le spese di spedizione da tutti noi, prendete spezzate col mostruoso. Bundle. Il bundle che volete. Ciao a tutti. Ciao, grazie, ciao amici. Ciao.